Buongiorno e buona domenica, amici di Radio Manfredonia Centro. Nuovo appuntamento di Verbum Domini, il pane della parola. Oggi è il 2 giugno ed è la festa del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, il Corpus Domini, e salutiamo Don Angelo. Buona domenica a tutti. Allora, Don Angelo, il Vangelo di quest'oggi è tratto sempre da Marco, il capitolo 14, versetti 12, 16 e 22, 26. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Laddove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete questo, è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò di nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. È chiaro che questa festa, questa solennità del Corpus Domini è racchiusa nel mistero dell'ultima cena, in quel cenacolo che noi ci siamo abituati a vedere nella giornata del Giovedì Santo in maniera particolare. Eppure in quel cenacolo Gesù ha rivelato una realtà, ha rivelato cioè il suo mistero di donazione, del suo farsi offerta per i suoi fratelli, come poi accadrà sulla croce, in due elementi semplici che sono il pane e il vino. Il pane, oggi noi stiamo perdendo questa abitudine. Qualche giorno fa dicevo ai bambini del catechismo la semplicità del pane, una semplicità che stiamo perdendo, perché non è tanto la semplicità del pane che stiamo perdendo quanto l'essenzialità. Ormai il pane, anzi, è uno dei primi alimenti che si elimina da una tavola. Prima era uno dei pochi elementi che c'erano, no? E quindi Gesù si rivela in un elemento, un alimento semplice ma essenziale. Vedete, per noi Gesù nella sua semplicità diventa essenziale. Noi pensiamo che l'essenzialità della nostra vita debba essere complicata, debba essere in qualche modo qualcosa che soddisfi tutto ciò che noi abbiamo di insoddisfatto nella nostra vita. Ogni nostro desiderio deve essere soddisfatto. Invece Gesù è una cosa semplice. Non dimenticherò mai una frase di un film di San Filippo Neri con Gigi Proietti, Preferisco il Paradiso, quando un discepolo di Filippo, di Gigi Proietti, chiede: «Filippo, ma perché è così difficile seguire il Vangelo, no? La complessità delle domande che ci facciamo». E Filippo risponde: «Perché il Vangelo è semplice». Ecco, quando noi ci accostiamo al corpo di Cristo, ricordiamoci di questa semplicità. Perché più complichiamo tutto, più cerchiamo qualcosa di complicato che ci dia soddisfazione a tutti i nostri dubbi, perplessità, sofferenze, difficoltà, e più non troveremo in Gesù questo. Ci appagheremo di altre cose, ci accontenteremo di altro. E poi l'altro elemento, il vino. Vedete, il vino è l'elemento dello stare insieme, della gioia. Quando si sta insieme c'è la gioia, ci deve essere la gioia. Noi ormai stiamo perdendo questo, quasi che è diventato ormai il vino o qualcosa di alcolico. Io, stando tanto tra i giovani, no? Sento forte qualcosa di alcolico, no? Diventa qualcosa per isolarci, no? Noi quando stiamo con gli altri dobbiamo isolarci a tutti i costi. Invece no, uno deve manifestare la gioia di stare con gli altri, anche se l'altro è un possibile pericolo.
Ecco, se noi non riusciamo a riscoprire la bellezza dello stare insieme e in quello stare insieme la presenza di Dio che sta in mezzo a noi, allora difficilmente possiamo riconoscerlo. Quindi l'elemento della semplicità è l'elemento dello stare insieme. Queste due cose che noi oggi stiamo perdendo le possiamo riscoprire in questa domenica. Tu ovviamente ci hai spiegato, diciamo, la verità più forte di questo testo benissimo. Io ti faccio una domanda un po' più leggera. E quando leggo questo testo, appunto, quando lui dice andate lì, troverete il ristoratore, ditegli il maestro ci manda, vi manderà sopra, troverete una grande sala. Non lo so, può avere un senso, un significato tutto questo? Mi ha sempre colpito tutta questa cosa qui, cioè della serie non viviamo questo momento dove ci capita, ma andate in quel luogo preciso, preparato per l'occasione, quindi mi fa sicuramente pensare anche al fatto che è un'occasione importante per l'appunto. Certo, è sempre lì che noi ci giochiamo la nostra fede, e quando noi ci poniamo la domanda, siamo noi ad avere fede o la nostra fede è una risposta a Dio? Cioè, dobbiamo stare attenti, noi possiamo fare tante scelte nella nostra vita, possiamo scegliere anche di vivere un cammino di fede, ma non possiamo fare altro che rispondere all'amore di Dio. Cioè la nostra fede è una risposta all'amore di Dio, non è mai un nostro proposito, cioè mai parte da un nostro proposito, che poi noi ci proponiamo di assecondare questo amore di Dio, di accoglierlo nella nostra vita e di iniziare un cammino e un altro conto, nella libertà. Però dobbiamo sempre ricordarci che la nostra fede è una risposta a un desiderio di Dio, sempre. E quando noi ci sentiamo desiderati da qualcuno, ci sentiamo anche amati e soprattutto accolti per quello che siamo. Cioè la misericordia di Dio che noi spesso predichiamo, quando Dio ci perdona, Dio ci possiamo fare tutto, Dio ci abbraccerà sempre, è questo, cioè nasce dal suo desiderio di stare con noi. Quando una persona ci desidera, accoglie quello che siamo, che poi desidera cambiarci, desidera farci migliorare perché ci ama, vede in noi qualcosa di grande, ma il punto di partenza è che la nostra fede parte da dove ci troviamo. Possiamo essere già santi o sentirci già santi o essere i peggiori criminali della storia, ma Dio ci fa partire da dove siamo. Va bene, allora Don Angelo, io ti ringrazio e devo dire a tutti quanti che oggi è l'ultima domenica che siamo insieme, quindi per queste vacanze estive. Noi ti ringraziamo perché hai accettato, insomma, insieme a Don Salvatore, appunto, facciamo il tuo nome, non ti conoscevamo, abbiamo imparato a conoscerti e, come dire, ci sei piaciuto e sei piaciuto anche ai nostri radioascoltatori, perché nei feedback questo ci hanno sempre detto. E ovviamente noi ci auguriamo di ritrovarti, qualora dovessimo continuare, anche ad ottobre. Certo, innanzitutto grazie a voi per questo invito. A me piace dire sempre, ma non per falsa umiltà, no? È come il Signore ci rende strumenti quando noi ci lasciamo, ci lasciamo plasmare da Dio. E quando il Signore ci rende strumenti tutto ciò che noi abbiamo, anche la nostra intelligenza di questi mezzi di comunicazione, no? Ciò che ci siamo costruiti. E quindi il Signore arrivi nelle case di tutti attraverso questi strumenti, sono contento, attraverso anche la mia voce, però è il Signore che vi sta parlando. A me piace essere sempre molto chiaro, ma non lo dico per falsa umiltà, perché è il Signore che cambia i cuori, non è la bella parola di Don Angelo, di Tiziano o di Don Salvatore. È la parola di Dio, che è una parola che trasforma. Quando entra e viene accolta, trasforma. Sempre, trasforma sempre. Assolutamente. Allora, grazie a tutti, amici carissimi. Vi ricordo allora che l'appuntamento è per la nuova stagione. Dovrebbe essere, Luigi, l'ottava, se ovviamente se riprendiamo a ottobre. E buona estate a tutti. Buona estate a tutti e buon proseguimento.